Giorgio Cuscito, oggi qui a Gorizia si parla anche dei risvolti della guerra in Ucraina. Su cosa ci si concentrerà in particolare? Ci concentreremo ovviamente sulle conseguenze della guerra d'Ucraina sia in Europa sia nell'Indo-Pacifico e in particolare per quello che riguarda la competizione tra Stati Uniti e Cina attorno a Taiwan. Infatti i teatri d'Ucraina e Taiwan sono strettamente connessi tra di loro. E per esempio il conflitto in corso alle porte dell'Europa ha accelerato il processo di militarizzazione dell'estremo oriente, ha intensificato la competizione tra Washington e Pechino sul campo militare, ma anche in quello tecnologico, in particolare con un focus sui semiconduttori e l'intelligenza artificiale. Questi argomenti ci riguardano in maniera diretta perché poi condizionano anche l'andamento economico e geopolitico del nostro paese, in quanto pienamente parte della sfera di influenza americana e poi ovviamente condizionato dalle dinamiche che riguardano la filiera produttiva dei microprocessori, il cui impiego è determinante per lo sviluppo civile e militare del nostro paese.